Io ho saltato! Ho saltato! Le piante a me piaceva eliminarle così, guardate. No, mine di merda! Ma proprio nel buco dovevano farmi cadere. E adesso vediamo di non morire qua, porca puttana! Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixhana e benvenuti in questo secondo episodio della serie di Crash Bandicoot 2. Nello scorso episodio avevamo fatto Turtle Woods e Snow Go, oltre ad aver visto tutta l'introduzione del gioco, tutti i discorsi di Cortex, di Brio, di Nugin. Quest'oggi andremo a fare il terzo livello, Hangar 8, il livello delle cascate, il livello con la musica più inquietante che esista proprio. Che nostalgia. Questo livello mi ha traumatizzato da piccolo. Cioè, sentite sta canzone, questa colonna sonora, cioè, è paurosa, troppo paurosa. Quei piedistalli inutili. Check. Quel timer non ho mai capito a cosa serva. Via, ho perso pure una maschera, perché la maschera potenziata non vale. Nell'acqua, sullo scooter, vaffanculo, mina di merda. Oh, sono arrivato. E di nuovo check. Le piante a me piaceva eliminarle così, guardate. Con incalcio. Saltandoli sopra, era bellissimo. Ma non c'è niente, qua c'è il bonus, vai. Io penso che il timer serva che se finisci il livello dentro quel lasso di tempo lì, prendi la gemma speciale. Questa è la mia teoria, poi non lo so se è veramente così. Andiamo avanti, vai. Pam 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 pam. Finito il bonus, Prenderò un botto di vita in Crash 2. Crash 2 non perderò mai. Adesso perdono. E anche il cristallo è preso. Vai, vai, veloce. Check. Scooter d'acqua motorizzato, il top proprio. Le mine che camminano. Ecco, questo punto è stronzo, perché ci sono le mine che camminano. Vai! Bravissimo! E abbiamo finito anche Hang 8. Anzi, mancava solo questa pianta. C'è la zona bonus. 34 casse su 74. Eppure le ho prese tutte, Quindi adesso andiamo nell'altro livello. Ancora Cortex, dai. Crash che si gratta la testa perché non capisce niente, dai. Niente male. Vedo che stai cominciando bene. Ora devo risparmiare energia. Mi collego di nuovo. Dopo trovi il quinto cristallo. Li ho sempre saltati i discorsi di Cortex proprio. Andiamo al livello, si chiama The Pits. Un altro livello nella giungla è questo, sì. Tartaruga di merda, fatti prendere. Maschera d'oro, uca uca d'oro, anzi. Ok, fare tutto in fila, però non esagerare, Crash, perché poi cadi, muori. Pam pam. Che palle. E l'avevo detto io. Vaffanculo, cazzo. Non ho saltato abbastanza lontano. Tutti gli animali di questo gioco sono per metà robotici, a parte Crash. Cioè pure l'uccellaccio viola c'ha mezza faccia robotica. Tartarughe inutili, ecco dov'era il check. Boom. Mi
Io non so se risparmio tempo a cercare di esplodere quelle casse saltandole, cioè colpendole con la testa, oppure girandole direttamente. Tutto di sterzata qua, di sferzata, di scivolata. Devo tornare anche indietro dopo, che palle. Intanto prendiamoci il checkpoint, che così siamo al sicuro. Vai, facciamo una combo. Boom. Con le motoseghe proprio. Fail, non ce l'ho fatta. Eliminiamoci tutti i nemici, così dopo possiamo tornare indietro. Vabbè, no, si torna indietro anche di qua. Però se c'è un check davanti... Cazzo! Sì, lo prendo, perché è sempre comodo avere un check avanti. Avete visto? Le ho toccate le punte, ma non mi ha fatto niente. Perché devo fare i livelli dove si torna indietro? Anche in Crash 1 c'era, però intanto abbiamo preso il cristallo. C'è qualcuna? Lì c'è l'uccello viola. Ok, quel punto interrogativo serve ad attivare quelle due casse bianche coi contorni che abbiamo visto nell'altra parte. Infatti adesso che arrivo fino in fondo di nuovo, torno indietro da dove sono venuto, cazzo! Che brividi! No, il checkpoint... Minchia puttana, ma mi sta andando di culo proprio. Di culo assurdo. Qua davanti c'è qualcosa. Che infarti. Che... non poteva andarmi sempre bene, raga. Non poteva proprio. Con una girata tutti e due gli armadilli. Pure qua ci sono quanti armadilli? Allora, qua ce n'è uno. Oh! Controlliamo che non ce ne sia anche un altro. Adesso ho caga. Ok, sono arrivate. Oh. Era ora. Adesso non devo morire, visto che il check ce l'ho a metà. Cazzo, praticamente. Che bello, tutto deserto. Oh, era lungo, eh? Due vite, fa sempre comodo. Via. E così poi prendiamo anche la gemma. Ora possiamo andare avanti. Le talpe. Non devo morire. Io ho saltato! Ho saltato! Vedete che premo la X? Che palle. No, vabbè, non vi faccio rifare tutto il giro. Adesso vado avanti per conto mio. È stata una pessima idea prendere il check in mezzo lì. Dovevo lasciarlo, oppure non prendere questo che ho qua dietro. Sono morto altre 5 volte, tipo, nel frattempo, dopo tutto questo casino. Adesso vediamo di non morire qua, porca puttana! Dopo l'ennesima volta che sono morto, almeno mi ha dato la maschera stavolta. Scommettete che adesso che ho la maschera non mi serve? Guardate, guardate che non mi serve. Ve l'ho detto. Porca troia. Vaffanculissimo proprio. Dov'è sta l'altro check? Non voglio morire ancora. No, voi state male. Voi state male. Non voglio prenderle quelle casse più. Almeno qua mi fa risorgere vicino. Oh.
Minchia! Ma poi com'è? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono sempre stato il mio punto debole, le casse così. Porca troia. Ah, è vero, posso usare il trucco del... giusto. Se quelle casse le tocchi anche una volta, dopo un tot di tempo hanno un solo punto di esplosione, lo chiamiamo. Un solo salto da farci in cima per farle esplodere. Infatti, vaffanculo, vi ho fottuto, casse di merda. A voi che vi ha inventato pure. Così è molto più semplice. Non fare cazzate, Crash qua. Esci di qua e basta. Sono saltato troppo presto. Vaffanculo, vi ho fottuto, burrone di merda. Burroni di merda, anzi. Vaffanculo, ecco qua. Meno 3 vite, ne ho perse 10 tipo, vaffanculo. Ma io voglio un check, dove sono i check? Perché non ha saltato? Vedete che poi mi innervosisco. E da dove spunto? Dove prima? Vaffanculo! Cerchiamo di prendere un'altra vita con questa talpa di merda. Vaffanculo, me ne fotte della vita. Morite tutte. Porca troia. Ma non c'è più nessun check. Ma è impossibile. Io adesso ho la caga di perdere. Cazzo. E qua ci sono le altre talpe. Ok, giusto. Ah, almeno è finita. Basta, vaffanculo. Era il minimo la gemma. Porca troia. Fottetevi voi e le talpe. Adesso ci sarà Cortex che parla. No, il balletto non te lo voglio far fare. E non c'è neanche Cortex che parla. Wow. Salviamo subito perché non ne posso più. Talpa di merda. Allora, abbiamo fatto Hangate, The Pits, facciamo anche l'ultimo. Questo dà un po' di adrenalina, dai, anche questo. Il livello della pietra. Il livello della pietra per eccellenza, quello di Crash 2. Con la canzone che mette i brividi. Con Crash che si guarda dietro. Cioè, questo livello è il più bello. Però non iniziamo, con le mine di merda. Vaffanculo, scariche elettriche. E un altro check è preso. No, mine di merda. Ma proprio nel buco doveva farmi cadere. Ecco il punto bello di questa canzone. Pam 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 pam. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E allora, pietra di merda, non mi prendi? Stronza. Crepa. Mi ha interrotto la mia musica. Mi ricordo a memoria anche tutti. Quello lì. Qua devo fare una bella cosa. 1, 2, 3, 4, 5. Aspettiamo un po' in modo che scalino i secondi di quelle cassette, perché ho sempre sperimentato così che funzionano quelle cassette di merda.
Sempre nel vuoto, cazzo. Possiamo andare. Vaffanculo, cassa di merda. Questo è l'unico modo per farli esplodere. E torniamo al livello bello. Coi turbo, è vero, c'erano anche i turbo. Check! Pam, pam, pam. No, le minette, devo evitarle. Cazzo, meno male che sono vicino. Le cassette devo prendere io, perché se le fa esplodere la pietra non vale. Che ingiusta la vita, eh. No, mi hanno fulminato. Torniamo lì. Anzi, se non ricordo male, c'era un trucco per farti contare le casse dalla pietra. Premere triangolo mentre le travolge. Vedete? Il counter va avanti. Il counter delle casse. Premendo triangolo. Poi non so premendo triangolo. Io ho sempre fatto così. Proviamo con queste due. No, le salta. Le salta, no, devo andarle a prendere. Qua sono morto apposta. Ok, dalla scossa elettrica le salta e non le fa esplodere. Dobbiamo farle esplodere noi le casse. Fa male la mano. Ma non ti fa esplodere. Che palle. Vai, 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 vai. Vai, 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 le ultime. Sì. E lo fai, che bello. La gemma, dov'è la gemma? Eccola la gemma, sì. Torniamo alla stanza di Buzz. Che tensione sto livello, cazzo. Bellissimo, bellissimo. Dai, questa volta te lo meriti di fare il balletto. Oh, stiamo Cortex che dice. Sicuramente hai preso i primi cristalli. Non ci mancano proprio i nemici. Alcuni forse li conosci già bene. Non ti possono attaccare quando sei in una caverna, ma possono farlo durante gli spostamenti tra le caverne. Per spostarti. Che vuol dire? Usa la piattaforma che si trova al centro della stanza. Buona fortuna. Sì, questa stanza qua, vedete? Freccia in su per salire, però noi non lo facciamo. Salviamo e andiamo nel secondo piano nel prossimo episodio. Salva. Voglio togliermi quella talpa di merda dall'anteprima del salvataggio. Ok, bene ragazzi, per questo secondo video di Crash Bandicoot 2 è tutto. Cosa fai di nuovo qua? Vabbè. Si è scappati dalla pietra, dicevo. Abbiamo fatto il livello dell'acqua, The Pits, con quelle talpe di merda proprio. Che quando avevo la maschera non mi uccidevano, quando non ce l'avevo mi uccidevano sempre. Ma vabbè, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!